L'assistenza tecnica su elettrodomestici si chiama Paolucci. Paolucci Assistenza Tecnica Elettrodomestici è la soluzione ideale per ridare vita ai tuoi apparecchi di qualsiasi tipo e marca. Paolucci è inoltre centro autorizzato Tecnogas e Smeg Professional. Contattaci al 349-369-4287. Tra le fabbriche della zona industriale di Casinina di Pesaro Urbino sorge un piccolo santuario, l'oasi della pace di Santa Rita. Chi frequenta gli incontri di ogni domenica pomeriggio alle 15:30 esprime la propria gioia per aver partecipato ad un'esperienza che li riempie di pace e grande serenità. Ogni domenica si crea una energia d'amore durante il Santo Rosario e preghiera di Santa Rita, dedicato a tutti gli ammalati. E il 22 di ogni mese ci si ritrova ancora alle 20:30 per esprimere la profonda devozione a Santa Rita. Informazioni al 335 80 94 107. Visita il sito www.amoreperilsignore.com. Hai mai pensato alla rosatura come trattamento? Un lusso alla portata di tutti. Grazie all'azione di vapore e ozono e con la possibilità di strumenti personali. Arresta la calvizie e via addio a tutti i problemi di cuoio capelluto con i raggi infrarossi e prodotti specifici. La bottega del barbiere e stylist Alberto a Casinina d'Aviatore. Salucci, pasta fresca artigianale. A Casinina di Auditore vicino ad Urbino. Per info 0722 362635. Aspetta lì, Tony, sta lì in mezzo.
bravi. Che non rimane quello qua, dai. E allora? Come on.
grade prima, poi ho sempre scartato io come loro. Comando. Battazzi, te fa bene a smettere, tanto non ci hai mai capito niente. Chiedi scusa e va via. Ce l'hai, eh? Foglio di proprietà. Mia palla, larga, larga! Ma lì, Ciccio, sta lì! Vabbè, il passaggio quello è logico, è quello di tutte le macchine. Abbiamo iniziato la partita! Guardate! Guardate! Subito! Va bene, veloci! La partita. Bravo. Oh,
Non prima faccio! Dai,
parlando! Stiamo parlando! Bravo, 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 b
Bravo, vai Albi! Sali, sali, sali! Sali, sali, sali! Sali, sali, sali! Bravo! Dai! 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 D
Sì! Se va! Se va! Oh, due! Due! Dio mio! Thank you.
Thank you.
ragazzi, che casino! Albi gioca, dai! Abbiamo fatto il gol, puttano schifone! E non lo fa gol, eh! Allora, arbitro! Allora, non li vedi per niente! Ehi,
gioco! Perdone! Finita la partita, basta! Lascia giocare un po' di più, lo buoni allora. Tra le fabbriche della zona industriale di Casinina di Pesaro Urbino sorge un piccolo santuario, l'Oasi della Pace di Santa Rita. Chi frequenta gli incontri di ogni domenica pomeriggio alle 15:30 esprime la propria gioia per aver partecipato ad un'esperienza che li riempie di pace e grande serenità. Ogni domenica si crea una energia d'amore durante il Santo Rosario e preghiera di Santa Rita, dedicato a tutti gli ammalati. E il 22 di ogni mese ci si ritrova ancora alle 20:30 per esprimere la profonda devozione a Santa Rita. Informazioni al 335 80 94 107. Visita il sito www.amoreperilsignore.com. Hai mai pensato alla rosatura come trattamento? Un lusso alla portata di tutti. Grazie all'azione di vapore e ozono e con la possibilità di strumenti personali. Arresta la calvizie e di addio a tutti i problemi di cuoio capelluto con i raggi infrarossi e prodotti specifici. La bottega del barbiere e stylist Alberto a Casinina d'Aviatore. Salucci, pasta fresca artigianale. A Casinina di Auditore vicino ad Urbino. Per info 0722 362635. L'assistenza tecnica su elettrodomestici si chiama Paolucci. Paolucci Assistenza Tecnica Elettrodomestici è la soluzione ideale per ridare vita ai tuoi apparecchi di qualsiasi tipo e marca. Paolucci è inoltre centro autorizzato Tecnogas e Smeg Professional. Contattaci al 349-369-4287.
Ma non
Vai,
Ancora, 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 ancora,
Thank you.
dico che poi non ci perdiamo. Bravo Berna! Qua dietro, Eva! Gioca,
Dai, vai fuori! Dai, Ciccio! Vieni, Carlo! Carlo! Carlo, un po' dietro! Vieni! Capitano! Carlo! 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 Dai, 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 dai
anche non so. Dai, bene, dai. Toni. Togliti dai coglioni e guarda la partita, che cazzo vuoi? Ho capito.
Almeno lui non paga la benzina.
Siamo in minuti di recupero con una gran cacciata. Senti come urlano, senti? 1-0 per gli altri. Esatto. L'assistenza tecnica su elettrodomestici si chiama Paolucci. Paolucci Assistenza Tecnica Elettrodomestici è la soluzione ideale per ridare vita ai tuoi apparecchi di qualsiasi tipo e marca.
Paolucci è inoltre centro autorizzato Tecnogas e Smeg Professional. Contattaci al 349-369-4287. Tra le fabbriche della zona industriale di Casinina di Pesaro Urbino sorge un piccolo santuario, l'Oasi della Pace di Santa Rita. Chi frequenta gli incontri di ogni domenica pomeriggio alle 15:30 esprime la propria gioia per aver partecipato ad un'esperienza che li riempie di pace e grande serenità. Ogni domenica si crea una energia d'amore durante il Santo Rosario e preghiera di Santa Rita, dedicato a tutti gli ammalati. E il 22 di ogni mese ci si ritrova ancora alle 20:30 per esprimere la profonda devozione a Santa Rita. Informazioni al 335 80 94 107. Visita il sito www.amoreperilsignore.com. Hai mai pensato alla rosatura come trattamento? Un lusso alla portata di tutti. Grazie all'azione di vapore e ozono e con la possibilità di strumenti personali. Arresta la calvizie e di addio a tutti i problemi di cuoio capelluto con i raggi infrarossi e prodotti specifici. La bottega del barbiere e stylist Alberto a Casinina d'Aviatore. Salucci, pasta fresca artigianale. A Casinina di Auditore vicino ad Urbino. Per info 0722 362635. Ritorno in campo per il Casinina con Teoria all'Altofoglia. Appena terminata la partita, mister, un commento a caldo. Abbiamo fatto una buona prestazione, abbiamo perso la partita con un'autorete, dispiace perdere così, però i ragazzi hanno fatto una buona prestazione. Eravamo contati oggi, fra infortuni e squalifiche siamo un po' rimaneggiati, però i ragazzi che hanno giocato hanno fatto un'ottima prestazione e sono contento soprattutto dei giovani che hanno fatto una buona gara. Dispiace perdere così anche perché penso che non meritavamo di perdere. Un tiro da fuori area, la deviata al difensore e purtroppo succede nel calcio. Ecco, appunto abbiamo detto un autogol per il Casinina che purtroppo può succedere. Come continuerà l'allenamento la settimana che verrà e poi i prossimi appuntamenti con il Casinina, su cosa ci si concentrerà? Ma la nostra filosofia è quella di cercare sempre di proporre calcio, proporre gioco, quindi il martedì si fa un po' più di lavoro fisico, però si lavora sempre sulla costruzione del gioco per cercare di fare azioni in attacco e difendersi, di attaccare bene e di difendersi bene. Diciamo che il martedì si lavora più sulla parte fisica, il giovedì si lavora un po' di più sulla parte tattica. I buoni propositi che si era dato lei per la sua squadra a fine 2014, inizio 2015, come li vede? Siamo sulla strada giusta? Sì, i ragazzi ci stanno mettendo l'impegno e si stanno impegnando agli allenamenti. Le vacanze di Natale lasciano un po' così, fra le feste, fra chi va in ferie, chi fa la settimana bianca, la squadra si ritrova sempre a partire con un po' di tempo di ritardo. Abbiamo fatto il rientro a tavoletto, abbiamo fatto una buona gara e oggi hanno fatto una buona prestazione, adesso cerchiamo di incamerare punti che ci servono per una salvezza tranquilla. Vittoria portata a casa, Ria l'Altofoglia oggi qui al Casinina, autogol del Casinina, ma la partita com'è stata? Vice allenatore? Presidente. Allora, è stata una partita comunque sofferta, è stato diciamo un primo tempo nettamente a favore nostro con tre palle gol clamorose, purtroppo la sfortuna ha avuto la meglio, poi un secondo tempo comunque è stato un tempo equilibrato, poche palle gol sia da una parte che dall'altra, loro comunque due palle gol buone le hanno avute, anche se poi il nostro portiere ha fatto un ottimo intervento. Partita un po' nervosa, questo magari è l'unico evento un po' negativo, d'altro canto, ma la cosa importante oggi era portare a casa i tre punti e dare diciamo uno stacco alla zona retrocessione. Come è tornato in campo Liria all'Altofoglia nell'anno nuovo dopo le vacanze? Allora, l'atteggiamento è stato buono, noi venivamo diciamo da un'andata un po' anomala, c'è stato diciamo le prime sei partite sono state buone, sono state con una sconfitta e cinque vittorie, dopodiché c'è stato diciamo un crollo sia fisico ma anche soprattutto mentale dei giocatori e ci ha portato nelle ultime otto partite ad avere
5 sconfitte e 3 pareggi. E il ritorno invece è partito positivamente con la vittoria a Borgomassano, una sconfitta in casa con il Santa Cecilia non meritata e oggi abbiamo avuto, diciamo, la meglio. Continuano gli allenamenti, ma contro chi rivedremo lì all'Altofoglie, quando? Il prossimo appuntamento? Allora, il prossimo appuntamento è, diciamo, allo stadio comunale di Belforte Alisauro contro il Valle Foglia. Sabato prossimo. Come vi state preparando per questo incontro? Vabbè, ci stiamo preparando con comunque la buona dose, diciamo, di positività dall'entusiasmo della vittoria, quindi questa è una diciamo, parte fondamentale quando vai poi a riaffrontare la preparazione del martedì e del giovedì, di conseguenza con tanta voglia di fare e voglia di stupire i nostri tifosi. Perfetto.